Buonasera a tutti, è con molto piacere che diamo il benvenuto ad Alessandro che è già stato nostro ospite nel 2012 in occasione del 50° del nostro ordine e aveva esposto a Villa Panza, che mi sembra che oggi sei ritornato a visitare, ha esposto insieme a Luca Molinari una bellissima presentazione che di sicuro riproporrà rinnovata questa sera. Nel 2015 ha partecipato al concorso di Piazza Repubblica proponendo la sua visione per il teatro e per la caserma e ci illustrerà stasera qualche passaggio. È un professionista che si occupa di vari temi, dalla scala più piccola alla scala più grande, partendo sempre dal territorio e dal contesto urbano, ricercando, mi piace sottolineare, la propria identità e poi quella del territorio. E tutti i progetti nascono proprio da questo contesto. Si occupa, come dicevo, della piccola e grande scala a livello progettuale, è direttore artistico di parecchie aziende italiane e estere ed è anche direttore scientifico della Fondazione Portaluppi di Milano. Ha insegnato al Politecnico di Milano e attualmente sta insegnando a Lugano, giusto? Lascio la parola all'architetto Scandurra perché sono attimi preziosi, se no che rubo alla sua esposizione. Grazie. Grazie. Buonasera. Volevo ringraziare l'Ordine degli Architetti per l'invito, l'ennesimo invito, e il Comune di Varese per l'occasione che mi ha dato di parlare con i suoi tecnici per affrontare temi che stanno per cambiare la città. Mi sembra un'occasione, una possibilità quella di aprire dei temi così importanti ad altri professionisti che hanno avuto modo di affrontare magari gli stessi temi in altri ambiti, e mi sembra una cosa estremamente generosa, nel senso che si mette in gioco una parte della città, una parte del lavoro che con molta fatica viene fatta. Conosco il lavoro della pubblica amministrazione, quanta fatica si faccia a mettere assieme le cose, a tentare di dare un senso alle cose. Varese mi ha sempre colpito, parlavo oggi appunto con gli architetti dell'ufficio tecnico, per la sua identità di costellazione, diciamo, di quelle che sono, poi ho capito meglio, delle realtà che arrivano dalla storia, le castellanze che hanno come riferimento il borgo centrale e che in qualche modo possono essere, secondo me, ancora l'identità di Varese, un'identità che è estremamente cambiata dagli anni 60 in poi, dal dopoguerra in poi, per tutta una serie di vicende, diciamo, tra l'economico e lo speculativo, se vogliamo, ma la città è cambiata radicalmente con l'arrivo delle industrie, e penso che la sfida adesso sia lavorare sulla contemporaneità. Lavorare sulla contemporaneità ritracciando quelle caratteristiche identitarie che possono fare dello spazio pubblico, credo che lo spazio pubblico sia il territorio su cui operare, uno spazio riconoscibile, leggibile, un luogo dell'appartenenza. E credo che questo si faccia rendendo chiare e leggibile le parti che costruiscono lo spazio pubblico. Se le cose sono chiare, evidenti e ricordano delle cose precise, ci sentiamo di appartenere a quel luogo. A partire da questa situazione più chiara si possono innescare dei cambiamenti, delle trasformazioni, delle rigenerazioni urbane. Varese ha delle opportunità incredibili,
ho sentito anch'io in diretta con voi che partiranno questi progetti sulle ferrovie. Oggi in comune mi hanno fatto vedere che ci sono delle aree, delle enclave fatte proprio da questa presenza urbana, infrastrutturale. Penso che lì ci siano delle enormi possibilità di cambiamento, anche lì delle possibili trasformazioni, rigenerazioni urbane. Questo misto di elementi credo debbano far parte di uno sviluppo della città, cioè riprendere parti che hanno caratterizzato l'identità profonda di Varese, avere a che fare con una contemporaneità che ha trasformato, negato, messo in crisi l'identità originaria e mettere in dialogo tutte queste cose, anche se non altro per rendere chiara la situazione. C'è una parte che arriva da lontano, una parte che arriva da un passato recente e c'è qualcosa di nuovo che sta accadendo e che si sedimenta, ma in questo sedimentarsi bisogna chiarire le parti e metterle in relazione, rendendo la relazione attiva, no? Attivando lo spazio. E secondo me lo spazio pubblico è lo scenario in cui queste nuove relazioni della città che cambia è il luogo in cui si può operare da architetti, da amministratori, da urbanisti. Ho portato una serie di miei lavori che in qualche modo ragionano sullo spazio pubblico, anche come progetti di architettura non propriamente urbana. Sono episodi all'interno della città che si aprono e si mettono in contatto con il connettivo dello spazio urbano e tentano di innescare nuovi rapporti. Dicevo oggi, credo molto nell'ambito disciplinare, cioè nella possibilità che l'architettura ragioni sulla gestione dei limiti fisici delle cose, no? dei luoghi. È nella gestione dei limiti e dei confini e della relazione che si crea tra due parti attraverso questo limite, nella gestione di questo limite che si possono creare nuove relazioni tra le cose. Faccio sempre l'esempio di un giardino dietro a un muro che mantiene il suo livello di fascinosità, no? e di identitario, no? di particolarità, e come possiamo metterci in relazione con quel giardino da architetti senza abbattere totalmente il muro. Ecco, nel gioco che può fare un architetto di mettere in luce delle possibili relazioni, credo che ci sia il lavoro che possiamo fare anche a partire da episodi singoli nella città per costruire spazio pubblico e territorio condiviso. Allora, questi sono i luoghi in qualche modo che mi hanno visto come progettista. Milano è il terreno in cui opero principalmente e ci sono attraverso appunto questi progetti ci sono delle intenzioni comuni. È la possibilità di intervenire per piccoli sistemi, dispositivi che innescano grandi sistemi. Si può lavorare con pochissimi elementi e questi pochissimi elementi messi all'interno di un dispositivo funzionante iniziare a trasformare, questi elementi possono iniziare a trasformare un'area. Il primo episodio che vi racconto è questo dell'Expo Gate, un'avventura che mi è capitata in occasione di Expo e che è abbastanza emblematica. È un luogo che doveva ospitare un edificio, un padiglione temporaneo che era l'InfoPoint dell'Expo un anno prima dell'evento. Questa era la situazione che ho trovato, che mi hanno dato come luogo di intervento la Triennale di Milano, Expo e il Comune di Milano, come concorso. Era un concorso bandito da questi tre enti e la mia risposta è stata quella di costruire due padiglioni e non uno e di lasciare una parte del programma come spazio aperto, una piazza in continuità col sistema
degli spazi pubblici che dal Duomo arriva al castello. Questa è stata la realizzazione, questa è stata la demolizione dopo l'Expo, e così è tornato lo spazio ora. È un progetto che doveva essere temporaneo, ma in qualche modo ha tenuto conto di un impianto urbano, ha costruito comportamento urbano. La sua intenzione era quella di attivare quello spazio mettendolo a sistema con tutto il sistema degli spazi pubblici, cioè non era un grande padiglione a forma di banana per richiamare l'Expo al centro della piazza, un obelisco, ma si è fatto dispositivo in funzione dello spazio pubblico, una specie di backstage, cioè non ancora la scena, ma la struttura che rende possibile che la scena funzioni. E lo vedete inserito all'interno di un percorso monumentale che include la fontana di fronte all'area del castello, in un percorso da parata che è dal Duomo, dalla piazza del Duomo, porta fino al castello, passa dopo il castello, e sapete, questo è l'asse che con l'Arco della Pace è l'asse del Sempione, quello fatto da Napoleone. Cioè, in qualche modo richiama l'ingresso in città, la parata, una dinamica da ingresso in città. Questi due padiglioni, questo è il disegno dello spazio pubblico, questo è un riferimento, è il progetto del Foro Bonaparte di Antolini del 1890, mi sembra. Il castello era in parte inesistente, cioè questa è una ricostruzione neoclassica della facciata, per esempio, e questi sono i due caselli che a intervalli facevano entrare all'interno del Foro Bonaparte. I caselli, o comunque i due padiglioni laterali a degli archi o a degli ingressi, sono uno dei riferimenti, cioè sono corpi al servizio di qualcos'altro. Questa è la piazza com'era nel 1900, poco prima che realizzassero la torre di Luca Beltrami. Questo è un cartonato che avevano fatto mettere prima di realizzare la torre, che sapete è stata realizzata recentemente, relativamente recentemente, da dei disegni del Filarete, ma è una ricostruzione. E questo era il disegno di progetto che metteva a sistema tutto l'impianto monumentale dell'area. Questo è uno dei riferimenti all'ingresso in città di Ferdinando I da Porta Venezia. E come vi dicevo, l'idea della parata e dell'ingresso. E questi altri riferimenti che vanno dalla Triennale del 33 di Milano, la quinta triennale, al Monumento ai Caduti dei BBPR. La Triennale di Milano del 33 è un momento abbastanza cardine dello sviluppo di Milano e di quello che rappresenta Milano. Credo sia importantissima anche per Varese, nel senso che rappresenta l'unione con l'Europa del Nord, con l'industria che sta cambiando pesantemente, i sistemi costruttivi che si integrano nel linguaggio razionalista o novecentista italiano, e si innesca quella strana dinamica che è precisa di Milano e di tutta l'area, diciamo, lombarda. Ecco, è un momento estremamente importante e è un momento che ritorna nei progetti su Milano. Quello in cui Milano, dicevo oggi, Milano non è una città bellissima, però dico sempre è bella quando si muove, cioè quando non riesce a inquadrarla di preciso. Appena si ferma perde un po' di forza. Ecco, quella forza, quella dinamica è data da questo come quella di Varese, da questo legame che ha con la contemporaneità, no? Le cose che accadono nel resto d'Europa, che sono un motore molto forte. Questo è il disegno della piazza
nei suoi elementi anche diciamo dimensionali, nel senso che tutto è stato dimensionato sulle misure della piazza. Tutto è realizzato sul mezzanino, il primo mezzanino della metropolitana negli anni 60, per cui immaginate la difficoltà di impostare le fondazioni in 30-40 centimetri di altezza, tutta l'impiantistica varia, vado velocemente. Non so se avete avuto modo di vedere questi due padiglioni, però la cosa che mi ha più colpito è proprio il programma e la capacità di adattamento dei padiglioni. Sono diventati sede di diversissime attività, hanno subito trasformazioni, nella mia idea anche esternamente dovevano essere rivestiti, cambiati, essere il basamento per dei gonfiabili. Erano un vero e proprio dispositivo al servizio della dinamica dell'evento. Però in qualche modo lavoravano sull'idea di memoria, no? Di un monumento effimero, di una specie di ossimoro, cioè di qualcosa che dovrebbe rimanere per sempre, ma che ha la forma e la natura di qualcosa che se ne sta per andare, sta per essere smontato. Lavorare sull'idea di memoria, no? Sul fare memoria oggi, senza utilizzare quella precedente, è un'altra delle cose che secondo me a cui porre attenzione nella trasformazione della città. Ci sono cose che si possono fare con un certo coraggio, che possono produrre memoria a partire da oggi. Credo sia uno dei temi della contemporaneità, cioè dei gesti urbani che incorporino in sé delle modalità legate allo spazio storico, cioè al legame con la storia, e che non la manifestino del tutto, che non la richiamino linguisticamente, che siano parte delle modalità della storia. Questo è un intervento che ho fatto poco più in là di dove è stato realizzato Expo Gate, è in un'area questa. È un edificio di Pietro Lingeri, siamo in via Paleocapa vicino a Piazza Cadorna, vicino di fronte alla Triennale di Milano, che è questa. È un edificio che ha avuto una storia molto particolare perché è stato realizzato, è stato pensato negli anni 40 e poi il cantiere è continuato fino negli anni 60. Questo è l'edificio come l'ho trovato. Vi racconto adesso la storia di come è cambiato nel tempo. È di fronte a casa Toninella di Gardella, quella casa al parco. E questa è un po' la vicenda. Il progetto, una foto inserita nella guida agli edifici moderni di Bottone, l'allegato di Domus, uno schizzo di Bottone sempre inserito nella stessa guida, che teneva a inserire questo edificio di Lingeri nella guida anche se non era finito, e l'edificio poi nel 65 terminato, con alcune variazioni rispetto al progetto originale. Questo è un edificio, la Casa dei Giovani Fascisti a Como di Lingeri. Lingeri era un architetto estremamente pragmatico, per cui la forma di quell'edificio deriva sì da una volontà espressionista, infatti riprende Luciano Baldessare in un progetto che aveva fatto per Piazza San Babila, riprende la listonatura verticale, ma in qualche modo associa questa possibilità espressionista ad una volontà pragmatica, cioè quella di costruire una facciata che già incorporasse il sistema delle pareti mobili degli uffici. Questo è l'edificio nelle sue varianti, perché nel corso di 20 anni hanno provato in tutti i modi a costruire un ingresso su strada, cosa che gli è stato impedito dalla soprintendenza, e per cui sono rimaste un pezzo di progetto non concluso.
un progetto non concluso, lo avete visto prima, era una facciata chiusa con delle bifore. Allora la mia proposta è stata quella di riaprire questa parte, di mettere in condizioni l'edificio di avere un ingresso principale. Prima si entrava a 90 gradi e c'era una aiola che impediva, insomma, la normale processionalità dell'ingresso a un edificio. Il tentativo è stato quello di costruire con degli elementi sparsi nel progetto un sistema che lo caratterizzasse molto fortemente, riprendendo e rimettendo in chiaro cos'era buono del progetto originario e cosa invece aveva camuffato o pasticciato le intenzioni del progettista. E questo è uno di quei casi in cui appunto questa parte che era chiusa alla strada si riaprisse totalmente sulla strada, sul marciapiede. Questi sono due rendering di progetto. Avevo provato anche ad eliminare questo cappello che è stato inserito negli anni 60 per tornare all'idea originaria di espressionista dell'edificio, ma non è stato possibile. Ho demolito questa pensilina di Lingeri e questo pezzo di facciata ricostruendo quello che vedrete poi nel progetto. Questa è le parti su cui ho operato, questo è lo stato di progetto. Questa è una proposta per rivestire la facciata con degli oggetti luminosi, per cui stiamo cercando delle sponsorizzazioni che non so se troveremo mai. Questo è se c'è qualcuno in sala, anzi ne approfitto. Questa è la pensilina novecentista che non so perché Lingeri a un certo punto ha inserito nell'edificio. Lingeri aveva... E questa invece è la pensilina di progetto che gestisce l'ingresso. Lingeri aveva progettato la Galleria Il Milione a Brera, di fronte all'Accademia. Nella Galleria Il Milione si è costruito tutto il periodo degli artisti metafisici, c'erano Melotti, De Chirico, Licini, per cui questa piccola piazza è diventata una piccola piazza metafisica. Questo era l'ingresso com'era. Questo è il progetto dell'ingresso dell'Accademia di Lingeri, Terragni, Figini e Pollini, e questa è la proposta del progetto, cioè una riapertura verso un vuoto che dà su un giardino. E qui c'è un tema che ultimamente sto portando nei progetti, cioè quello di fare che le immagini diventino concrete, cioè diventino architettura fisica, con un corpo, ma anche in qualche modo in questo cambio di stato mantengono qualcosa della natura dell'immagine. Credo che in questo tenersi in bilico, no, nel passaggio di stato da bidimensionale a tridimensionale, ci sia una forte energia che parla di un cambiamento o parla di qualcosa che sta per avvenire, che ancora non è avvenuto. E questo è il giardino centrale, sopra come l'ho trovato sotto il progetto. Questi alcuni riferimenti di cui parlavo prima e queste parti del giardino realizzato. Sono tutte citazioni ad artisti di cui vi ho parlato. E qui abbiamo curato anche l'ingresso della hall. Ecco, credo che un altro legame che si possa creare con la città sia quello di entrare in simbiosi con i segni che stanno nella città. Cioè, anche un episodio come questo può tornare nella città, collegarsi nella città attraverso i segni dell'urbanità. Le luci, i riflessi, le sequenze o i segni veri e propri. Questo è un altro tema su cui stiamo lavorando ultimamente, cioè creare una simbiosi tra spazio urbano e intervento singolo. Questo è un altro progetto che continua la parte, diciamo, di Milano verso ovest, è in un'area vicino alla Fiera di Milano, vicino a City Life.
è un grosso intervento per uffici, per le generali. In quest'area ho fatto circa 9 progetti, questo è l'ultimo e non si realizzerà. Era questo blocco degli anni 60 con una cubatura, un indice allucinante di quantità edificabile, e in questo blocco mi hanno chiesto di realizzare un edificio ad uffici, era la sede della Fastweb. Siamo partiti all'analisi appunto della volumetria e abbiamo iniziato a costruire degli argomenti per entrare in contatto con questa quantità di volume all'interno di quell'area. Il dialogo è avvenuto attraverso la relazione con il bordo, il confine che si apre e tenta di lasciar passare la città al suo interno, e questo volume che viene concentrato e sagomato per schivare la luce o per la lezione missiana del vetro, no? Dei volumi in vetro. Questa è la pianta del piano terra, come vedete è estremamente libera e aperta. Potrei entrare nei dettagli dell'ottimizzazione degli spazi anche in una forma di questo tipo. Questo è il legame con la luce e la variazione della luce su un grande volume vetrato, e questo è il motivo per cui ho portato il progetto, cioè il grande spazio passante, una grande hall al piano terra che accumulava una serie di funzioni, di servizi comuni e sui bordi anche aperti alla città. Questo invece era il primo piano e c'erano i servizi propri degli uffici. Il tema qui è quello che vi dicevo prima, la negoziazione dei bordi, dei limiti e dei confini, no? Quanto un edificio può essere chiuso alla città o aperto alla città e innescare, generare comportamenti urbani, anche in un intervento privato. Questo è un edificio che ho realizzato tempo fa, nel 2006. L'area è questa, è l'area Maciacchini, di cui ho curato il master plan, un master plan che era già iniziato e aveva già posizionato questo edificio. Il master plan anche qui parla dei bordi di questo luogo. Questo è un luogo, una enclave urbana, era l'area di un'azienda farmaceutica, la Carlo Erba, e il master plan che ho trovato aveva una serie di edifici al centro dell'area con un bordo invece verde. La mia intenzione è stata quella di costruire urbanità sulle strade, di aprire il più possibile lo spazio al centro e poi di creare una serie di infiltrazioni all'interno di quest'area, con anche l'apertura di questa strada pubblica. Poi mi sono concentrato su questo edificio, che è la sede della Zurich, grazie a un concorso privato, che è questo oggetto qua, che è un oggetto ibrido tra spazio urbano definito e situazione non precisa di giardino urbano che penetra al di sotto dell'edificio. Anche qui il ragionamento è stato quello di studiare una relazione tra la processionalità urbana che c'era attorno a questi edifici e la modalità con cui si entrava all'interno degli edifici. Questa era in costruzione il parcheggio pubblico che c'è di fronte. L'edificio era un grande blocco che era un ibrido tipologico, è un edificio a corte con delle stecche sostanzialmente per ottimizzare gli interni degli uffici e anche per dissimulare il volume, un po' come nel progetto precedente, la grande massa di volume viene dissimulata in una forma urbanoide, diciamo.
È un edificio abbastanza complesso, con dei passaggi, gallerie semi private che lo attraversano al pian terreno. I bordi sono, contengono tutta la reazione dei parcheggi interrati, nascondono sostanzialmente le griglie sui marciapiedi perché le portano sopra e contengono tutti i magazzini delle Zurich Assicurazione. L'esterno è in pietra di tufo, era un estremo tentativo di fare un oggetto naturale, chiamiamolo. Mi hanno spergiurato che non si sarebbe mai muschiato, poi grazie allo smog di Milano si è magicamente muschiato. Ne avevamo provate di tutti i tipi, urina di cavallo, nebulizzazione, delle cose più strane. Invece poi mi hanno telefonato, Alessandro, si è muschiato. È un edificio molto complesso, anche qua c'è una grande piazza corte rialzata, che è una specie di terrazza che dà verso il giardino. Ecco, qui l'affaccio. È a metà tra una tipologia più propriamente urbana ed una tipologia, chiamiamola, di campagna, cioè con delle parti in ombra, dei passaggi coperti. Questo fa in modo che le 1500 persone che ci lavorano dentro abbiano un'esperienza, cioè un racconto, una narrazione per entrare nel luogo di lavoro. Luogo di lavoro che tra l'altro, appunto, proprio perché ha una corte centrale, un grande volume di vuoto e delle stecche che si infilano in questa corte, ha una moltiplicazione degli affacci e degli sguardi, per cui non si è mai soli, si vede sempre un altro pezzo di edificio all'esterno. È abbastanza complessa come esperienza. Questo è l'auditorium all'interno. E questo è un progetto che stiamo facendo adesso. A Milano, nell'area della Bicocca, in Viale Sarca, siamo in questo edificio esistente che abbiamo completamente smantellato e ricostruito con l'annessione di nuove scale per aumentarne la capacità di persone. E anche qua stiamo lavorando sul tema dell'immagine che diventa materia, cioè stiamo tentando di lavorare su degli effetti che in qualche modo sono la riproposizione fisica di un effetto ottico. Ma il tema principale è quello della riapertura di questo ingresso, di questa piazza che non esisteva, cioè c'erano qui dei corpi di fabbrica, delle cose, l'ingresso era qui d'angolo. Abbiamo progettato un enorme cancello meccanico che si apre durante il giorno e lo spazio privato entra in connessione con lo spazio pubblico. Per poi gestire il sistema degli ingressi che sono passanti anche sull'altra via, insomma innescando una serie di flussi che possono alimentare lo spazio pubblico e il connettivo che c'è lì intorno. Questa è la hall centrale che stanno realizzando. Questo è l'approfondimento sugli spazi d'ufficio. E alcune foto scattate, non ancora terminato. E questa è la piazza davanti quando sarà terminata. Questo è un altro intervento per le generali in un edificio esistente. Sono questi due grandi edifici con questo corpo e il progetto è stato quello di costruire tra le cose, costruire nel vuoto. Qui in qualche modo si doveva convincere
una grossa società di ingegneria americana, la Foster Wheeler, a prendere questi edifici, e l'idea è stata quella di agevolare i loro flussi, cioè di costruire nel vuoto tutti quei possibili percorsi, passaggi che connettevano le parti di questo complesso, più dotare di servizi, questi qua di fronte, tutta la comunità dei lavoratori. Per cui l'idea è stata quella di costruire questo piccolo oggetto in un intercapedine, posizionarlo tra gli edifici e giocare sulla tensione di questo elemento, cioè costruire un po' la fisicità nervosa dei collegamenti e dei flussi. Il tutto ottenuto tirando all'estremo la struttura e rendendo fisico qualcosa che fisico non è, cioè una specie di movimento. E costringendo gli strutturisti ai vari, insomma, esperimenti, per cui questa è una, portando ad esempio le traviche dei rimorchi, no? Questo è uno sbalzo di 7 metri, per esempio, è stato abbastanza, è una cosa che si percepisce anche all'interno della Galleria della Zurich. Lo spazio fisico ha una sua energia perché è messo in tensione, sono le tensioni della struttura. Sono energie naturali, cioè la struttura in sé condensa energie naturali, la gravità prima di tutte. In questo caso è stato così fino all'ultimo, cioè tutto ballava e non stava fermo e non reggeva finché non ha messo gli ultimi pilastri, non hanno attaccato le scale e poi stranamente tutto si è fermato e si è come accordato. Questo è il progetto fatto nel 2007 per un privato che aveva la prelazione per tutte le aree di San Siro. È una quantità di metri quadri mostruosa, sono circa 1,5 milioni di metri quadri da gestire. E il tentativo è stato quello di costruire con gli elementi esistenti, in particolare l'unica parkway che c'è a Milano, che è quella del QT8, che è questa, costruire con gli elementi esistenti, amplificandoli, un sistema urbano, un modello urbano convincente che mettesse a sistema tutte le realtà che stanno qua attorno. Che parla di esistente inespresso, e penso che sia un argomento realmente da indagare bene, nel senso che è sul sistema di osservazione, ma anche sulla capacità di far girare le ruote dell'ingranaggio in maniera che si tocchino. Qui ci sono ovviamente delle potenzialità, lo stadio di San Siro, l'ippodromo, il quartiere QT8, il quartiere Gallaratese, il parco di Trenno, un sistema di infrastrutture, la metropolitana esistente, la metropolitana di progetto che porta allo stadio di San Siro, tutte queste cose messe insieme con pochi spostamenti. Guardavamo oggi in comune, la parte realmente realizzata nuova sarebbe semplicemente questa. Basterebbe così poco, girando l'ingresso dell'area degli stadi e mettendo in connessione le nuove volumetrie con il quartiere Gallaratese, per costruire un sistema urbano efficace. Ecco, questo e in altri progetti è uno degli atteggiamenti metodologici che abbiamo, cioè quello di guardare molto di preciso le cose che sono già latenti e potenziali e di metterle a regime. E questo è tutto il sistema di spiegazione con il quale, appunto, attraverso dei caposaldi, dei nuclei e poi degli sviluppi attorno a questi nuclei, si possono mettere a regime le parti della città.
divise per elementi, l'asse che va verso lo stadio, l'anello e altri caposaldi che si legano invece al sistema della circonvallazione di Milano. Questa è la circonvallazione esterna di Milano. E questa è una vista aerea, qui c'è il quartiere Gallaratese, questo è lo stadio, e si proponeva questa grande quantità di volumetria di portarle in testa verso la città, verso City Life, e poi collegarle invece al quartiere Gallaratese e il resto lasciarlo come un grande sistema verde. Questa è la vista della testa verso la città e questi dei volumi distribuiti nel verde. Era un progetto per parlare con l'amministrazione, per cui poi non è accaduto niente, era in fase IPGT, hanno messo delle placche grigie sull'area e hanno chiuso l'argomento. Nello stesso modo, come direttore scientifico della Fondazione Portaluppi, facciamo dei workshop sulla città per parlare della città, mettere in luce degli argomenti. In questo caso abbiamo parlato di un'area periferica. Da questi workshop sono nate delle associazioni, una in particolare che si chiama Super, il Festival delle Periferie, che fa emergere, mette in luce, mette a sistema tutte le potenzialità delle varie periferie, diciamo aree periferiche di Milano. Ormai Milano, sapete, è un insieme di periferie, non c'è, anche il centro è diventato una periferia, è disabitato. Non bisogna semplicemente averne un'accezione negativa, bisogna costruire un sistema che metta anche qui a regime delle potenzialità. Ho scelto questa area di Milano perché racchiude in sé svariate modalità di avere a che fare con un territorio libero. Quartieri degli anni 40, quartieri degli anni 70, questo, una grande caserma, il Campo di Marte, che è un'area adesso di espansione che vogliono trasformare, il collegamento con un deposito dei mezzi pubblici, e qua c'è il nuovo quartiere Cenni di social housing e altri quartieri recenti di social housing. Con una serie di studenti dei tre politecnici di Milano abbiamo fatto delle perlustrazioni, abbiamo giocato a fare gli esploratori e tentato di capire quante anime avesse quest'area, ma soprattutto su cosa poggiavano, cioè la cosa forse che dicevo all'inizio. Quali elementi identitari originari possono in qualche modo essere rimessi in luce per creare una relazione più chiara tra ciò che c'era e ciò che c'è stato poi, magari in maniera assolutamente senza tener conto di ciò che c'era prima. Rimettere a luce delle parti può innescare delle osservazioni critiche tra esistente e memoria. E per cui abbiamo fatto un lavoro d'archivio fotografico su in quell'area come era il territorio soltanto pochi anni fa, un secolo fa, e quali matrici e perché gli orientamenti o le proprietà agricole hanno orientato così le aree, i quartieri in tutte le varie epoche, o come sono stati disattesi gli orientamenti. E così facendo abbiamo tentato di riportare in luce tutti gli elementi, usandoli come strumenti per un confronto con l'esistente. Questo è un quartiere di edilizia sociale che ha costruito uno spiazzo a disposizione per mercati e attività diciamo riconfigurabili, e poi all'interno del workshop erano invitati un filosofo teoretico, si chiama Luca Illetterati, che parlava del concetto di identità, e Guido Beltramini, che è il direttore del Museo Palladio, che parlava del rapporto con la memoria e con la storia. Questo workshop ha prodotto
dei progetti, delle bozze di progetti che erano semplicemente l'applicazione di quegli strumenti che avevamo individuato e che era una specie di rapporto omeopatico con il paesaggio e col territorio, cioè l'aggiunta di bordi, fossati, confini fisici, pergolati, alberature che riportavano all'origine agricola di quel luogo, o di ragionare su tutti gli spazi di servizio e comunitari dei grandi quartieri degli anni 70. Questo è un progetto che stiamo facendo adesso, sono circa quasi 500 appartamenti, è a Cascina Merlata, un'area legata all'area Expo, e che è questa. È un grande master plan fatto qualche anno fa che qui ha il villaggio Expo, un grande parco centrale collegato alla città, sono 3,5 chilometri dall'Arco della Pace, in un'area che era delle fornaci, per cui era terreno di scavo sostanzialmente, un terreno argilloso. E qui abbiamo vinto un concorso dove ci innestiamo a un progetto di master plan esistente, questo era il progetto di concorso, modificandone alcune parti. Anche qui entriamo in contatto, questi sono gli edifici che realizzeranno, adesso sono in cantiere i primi due del primo lotto. Il tentativo era quello di costruire lo spazio urbano negli interstizi, di non costruire dei fronti, degli spazi chiusi, per cui è un terreno privato ad uso pubblico, mischiato al terreno di pertinenza degli edifici, tutto disegnato come fosse un unico grande sistema. Che si inanella con una serie di strategie, con lo spazio pubblico invece aperto, vero e proprio. Questo dal piano di coordinamento che abbiamo cambiato con il nostro progetto, con anche qui una serie di strategie di ancoraggio allo spazio pubblico, al sistema possibile di crocicchi, caposaldi che costituiscono il percorso dello spazio pubblico, l'identità dello spazio pubblico. E questo è il disegno del verde che non tiene conto dei bordi o dei confini di pertinenza, ma che entra dall'esterno dei lotti all'interno dei lotti, costruendo continuità. In questo caso è stato un lavoro sin dal concorso sull'identità milanese, in qualche modo è stato selezionato un periodo, cioè quello del dopoguerra, del professionismo colto, di Mangiarotti, Gardella, Gigi Go, tutti quei professionisti che hanno costruito la Milano degli anni 50-60, le residenze borghesi, le piccole torri milanesi, e in maniera un po' così più comunicativa parlo di eleganza democratica, cioè il tentativo è stato quello di costruire un'operazione che sapevamo, questa è un'area che è stata sviluppata prima dell'Expo, che stava fallendo e che adesso sta tentando di ripartire con gli investimenti di Banca Intesa. Per cui sapevamo, vincendo questo concorso, che doveva essere un progetto che funzionava, se no non l'avremmo mai realizzato. Per fortuna ha funzionato, nel senso che la gente si è riconosciuta anche grazie a un prezzo al metro quadro molto vantaggioso in un quartiere che può avere a che fare con Milano anche se non è esattamente in centro. E anche qua si sta ponendo molta attenzione al disegno dello spazio urbano, alle potenzialità di relazione tra proprio data dai confini, no? E adesso stiamo lavorando sulla seconda parte con una piccola trasformazione degli edifici che andranno verso un altro tipo di architettura, ma insomma abbastanza simile, e questa è l'ultima proposta. Stesso sistema riguardo all'approccio,
è per un enorme intervento a Tianjin, che è il porto industriale di Pechino. Siamo stati coinvolti da una società legata metropolitana milanese per la costruzione di una città legata al divertimento e allo sport, con una quantità mostruosa di residenze da costruire. Per noi è stato un esperimento, nel senso che si doveva ragionare da zero sulla costruzione di un'infrastruttura e poi di un tessuto urbano. La localizzazione è questa, l'area di intervento è questo rettangolo e comprende un lago artificiale, e abbiamo iniziato ragionando sull'idea di mescolare le funzioni all'interno di una cellula, che poi queste sono le funzioni, questo è il metodo con cui vengono sciolte all'interno della cellula, come si organizzano le cellule tra di loro, come si potrebbero organizzare tra di loro, un sistema urbano complesso, e poi su questo l'innesto di funzioni più grandi, di servizi. Questo è uno spazio per il commercio, questo per il divertimento, questo per lo sport, e su questo ci siamo esercitati sulla costruzione di diversità urbana, anche andando ad analizzare le misure dei modelli urbani di riferimento. Quali modelli urbani di riferimento per costruire una città sostanzialmente da zero? Ho pensato di usare dei modelli interrotti, cioè dei modelli astratti che avessero già subito delle trasformazioni nel tempo, che non fossero stati completati o che fossero stati trasformati o deformati nel corso del tempo. Prendere direttamente le misure dalle deformazioni e lavorare con un tessuto quindi già ibridato, e ibridarlo ha ancora a sua volta tra diversi tipi di tessuto. Questo ha generato una possibilità abbastanza vasta di generazione di spazi urbani, e con questo siamo andati a discutere. Ancora non si sa assolutamente niente del futuro di questo progetto. Sono quegli esperimenti che fanno fare agli occidentali tentando di capire come guadagnarci qualcosa. Questo era lo spazio centrale, abbiamo riprodotto uno spazio naturale all'interno, nell'edificio, diciamo, centrale, e lavorato comunque sul sistema degli spazi comuni, spazi urbani. È molto interessante costruire urbanità dal nulla, cioè senza fare dei compound, diciamo, all'anglosassone, generici. Questo è un progetto di alcuni anni fa, fatto per British Gas a Brindisi. È un progetto nel porto industriale di Brindisi, questo. Dove mi hanno chiesto di fare un progetto di mitigazione paesaggistica di due serbatoi per la rigassificazione qua, su quest'isola che è stata realizzata, un'isola artificiale. Questa è la città storica di Brindisi, questo è il porto che veniva già usato dai romani per morfologia come porto strategico. Qui c'è il porto turistico di Brindisi, qui c'è il porto industriale vero e proprio. Questo è un forte del 600, e disseminata qui ci sono una quantità di masserie che governavano il territorio agricolo. Due centrali a carbone dell'Enel collegate da un enorme nastro che trasporta il carbone da una parte all'altra, che non funziona, per cui è stato sostituito da dei tunnel, per cui decine di tir ogni giorno portano il carbone da una centrale all'altra. Questo per dirvi che quello che mi ha chiesto il MIBAC e il Ministero per l'Ambiente era l'impatto visivo dal forte seicentesco verso questi due serbatoi, e poi invece il progetto, come opera di compensazione, è diventato un progetto di sistema
per un parco territoriale autosostenibile. E per costruire questo sistema autosostenibile, ancora una volta, si sono individuate le parti che potenzialmente potevano già far parte di questo sistema in maniera con pochissimo sforzo, e lentamente si sono messe a sistema tra loro per costruire una nuova realtà di questo parco che non doveva escludere un'identità o l'altra, cioè l'identità naturale o l'identità industriale o altre identità di cui vi parlerò, ma approfittare al massimo delle potenzialità di ognuna. E per cui si è costruito questo grande strumento di dialogo con l'amministrazione, che era il Ministero dell'Ambiente e poi il MIBAC. Il progetto ha avuto il benestare, poi però per questioni politiche internazionali non si è realizzato. Il progetto è costruito di poche cose. Un parco, l'abbiamo visto oggi forse un po' più nel dettaglio in comune, è un parco fatto di piante, di specie di piante spontanee che possono crescere sui bordi delle strade, e che costruiscono tutto il fronte mare, ricostruiscono una continuità di tutto il fronte mare, e poi una serie di strumenti, di attrezzature quasi abbandonate che possono sottolineare l'idea di un sistema continuo. Cosa di questo territorio era evidente come continuo? Era la recinzione degli spazi industriali, i punti di vista verso il mare, le presenze naturali, le presenze industriali, e un'altra presenza che è quella militare, perché è ancora oggi un porto militare, per cui volevamo in qualche modo mettere assieme queste potenzialità. L'abbiamo fatto facendo un grande lavoro di indagine sul territorio, è un lavoro che è durato 6 mesi di archiviazione e mappatura e ridisegno per analizzare quali fossero le componenti, gli elementi, un'altra volta gli strumenti utilizzabili per ricostruire questa identità e il confronto tra queste identità, e lentamente sono emerse delle possibilità che si sono messe a sistema l'una con l'altra. Ci sono appunto le aree industriali dismesse in funzione, un grande rapporto con l'acqua legato all'agricoltura e dei piccoli edifici infrastrutturali che sono le idrovore che consentono all'acqua di mare di non penetrare. Un sistema di segni che possono essere desunti dal paesaggio esistente, e una vegetazione spontanea che può essere anche implementata con altre specie che non avrebbero problemi di manutenzione in queste aree. Ogni tentativo di bonifica è praticamente impossibile per i costi ingestibili. Per cui la proposta era quella di lavorare veramente con poco, con pochi elementi, a costruire un sistema molto diffuso. Per caratterizzare il parco e sottolineare l'identità militare del luogo, avevamo proposto di realizzare dei piccoli modellini di nave che raccontassero la storia delle navi che sono passate da questo porto durante le guerre e che si incontravano nel percorso all'interno di questo grande parco territoriale. E poi l'inserimento di una serie di dispositivi che potevano generare e incentivare dei comportamenti di comunità. Queste in particolare sono delle piscine a mare, delle vasche, perché l'area ovviamente non è balneabile. Un sistema di rivegetazione selvaggia, la demolizione di tutte l'edilizia degli anni 60 e 70 abbandonata, e la messa, diciamo, in stretto contatto della parte naturale selvaggia e di quella industriale antropica, enfatizzando questi due aspetti e mettendoli uno di fronte all'altro.
E questo era il punto da cui osservare dal castello seicentesco. Questo è il paesaggio che avevano di fronte e mi avevano chiesto di mitigare questi due affari. Questa era per spiegare loro che, anche se così, diciamo, antropizzato, fortemente antropizzato, il paesaggio poteva avere una sua qualità comunque, qualità diversa da quella che magari si può trovare in un bosco isolato, ma senz'altro una caratteristica, ecco, identitaria. E in questo gioco identitario avevo inserito degli elementi un po' più importanti, che erano un padiglione per le arti del fuoco che si poteva allagare e abbandonare, era una grande cava in calcestruzzo con una copertura, e altri piccoli elementi che caratterizzavano questo grande parco territoriale. Adesso questo invece è un esperimento che abbiamo fatto a Varese, e un po' con lo stesso intento, anche se il bando richiedeva, era diviso in due, uno per la caserma e la piazza e l'altro per il teatro e un'altra area in pendenza, il tentativo è stato quello di lavorare sullo spazio aperto e lo spazio pubblico, toccando molto poco la caserma e lavorando più che altro in questa parte per lavorare sui livelli, cioè sul rapporto topografico, geografico del luogo. Questo è l'impianto del teatro e dell'ex caserma biblioteca. La proposta era quella di lasciare un grande vuoto, di costruire questa nuova piazza del teatro che aveva un'identità separata, di gestire i livelli in maniera molto più chiara e netta e di costruire una grande piattaforma che regolasse le uscite, gli ingressi, tutte quante quelle verso lo spazio commerciale, verso il parcheggio, eccetera, eccetera, e neutralizzasse questa grande piattaforma un'altra volta, un po' come in Expo Gate, come un grande dispositivo adattabile. Ecco, qua forse si capisce meglio. Era un grande vuoto che poteva diventare una vasca d'acqua. Mi ha sempre colpito di Varese che non avesse, anche parlando con alcuni di voi all'epoca del concorso, non avesse un rapporto con il lago e con l'acqua, no? E qui mi piaceva l'idea che un sottile strato d'acqua che poi potesse diventare una pista di pattinaggio sul ghiaccio o essere completamente svuotata e diventare un mercato, un luogo di manifestazione, di concerti, fosse un dispositivo aperto, disponibile alla comunità, una specie di attrattore. Come si ottiene l'attrazione di un luogo di questo tipo? Lavorando, secondo me, su ciò che ci sta attorno, cioè sul sistema di accessibilità e di confronto con gli altri spazi ben definiti e chiari. Il lavoro sulla caserma era praticamente di ripristino dello stato di fatto, non avevamo aggiunto solo un piccolo corpo nella parte destra per concludere il complesso e dotare la biblioteca di uno spazio un po' più grande. Tutto quanto era fatto di relazioni tra le cose, non c'era nessun protagonista vero e proprio. Questo diventava il confine fisico con l'accesso dal parcheggio e un sistema di rampa che portava all'altra piazza. Questa era la pensilina di una specie di belvedere che gestiva il rapporto con la strada. Questa poteva diventare una grande fontana o... Insomma, avere un ciclo di vita dinamico. E questa era la piazza col monumento del teatro. Arrivo ad un capitolo che è un po' diverso, non è proprio sull'architettura, ma su alcune installazioni che mi hanno consentito di ragionare sul tema della ricerca del presente. Come progettisti
diciamo che le cose ci stanno cambiando tra le mani, no? Non si sta, ci dobbiamo in qualche modo aggiornare, vedere come cambiano costantemente. Questo lavoro di sintonizzazione con il presente mi è stato concesso di farlo in diversi modi, in diversi momenti. Il Palladio Museum a Vicenza, dentro un edificio di Palladio, è diventato un momento per riflettere su come lavorare con la storia, con la memoria, come strumento e non come icona da preservare. La storia e la memoria possono essere aggiornati, cioè possono essere rivitalizzati. Gli storici dicono tenere alimentato il fuoco della storia. Per cui quello che era chiamato, che è chiamato il Museo Palladio, è diventato un centro di ricerca. Da sempre Palazzo Barberan da Porto ospita il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio, che è un ente formatosi negli anni 50 per la volontà dei più grandi storici di tutto il mondo, che hanno visto bombardata la Basilica di Palladio e hanno deciso di costruire un luogo in cui queste cose non dovessero essere denunciate, insomma si dovessero in qualche modo difendere alcuni valori. E allora la mia idea è stata quella di mettere in scena il loro lavoro di studiosi. Per cui l'intero museo è stato un luogo, diciamo, da mettere come in chiaro, no? da spiegare. Il progetto di Palladio è stato restaurato per come doveva essere restaurato e poi il museo non è diventato un arredamento, ma è diventato, come gli Expo Gate, dei dispositivi per dire delle cose. Dei dispositivi per me sono degli oggetti che servono per qualcos'altro, ma hanno comunque una forma ben precisa e possiamo anche decidere che forma abbiano. Il treppiedi di un fotografo serve per tenere in piedi la telecamera, ma è una piramide. Mi interessa questo doppio gioco della possibilità di un dispositivo, soprattutto per quel che dicevo, la ricerca del presente. Pensate a un cellulare, all'iPhone, e contiene il massimo delle possibilità, ma è un oggetto simbolico, totemico, non è ergonomico, non si porta dietro delle cose strane. Noi viviamo nella nostra contemporaneità questa strana dicotomia, no? Tra una complessità da rarefare, l'architettura quasi si semplifica di fronte a questa complessità, diventa più semplice, quasi più noiosa, si banalizza perché deve contenere in sé, banalizza in senso positivo, nel senso che è più comprensibile, più evidente, ma porta in sé una serie di complessità sempre più articolate. Bene, nel Museo Palladio questa cosa sono diventate dei dispositivi che possono essere come questo che porta i disegni originali di Palladio o altre cose, oppure per esempio i tavoli che sono fatti con dei cavalletti del Brico Center portano con sé questo stato di provvisorietà e lo spazio viene come restituito nella sua interezza alla dimensione dell'architettura. È uno scarto non proprio così semplice per fare un museo. Credo che sia uno sforzo strumentale per lasciare parlare l'architettura, il palazzo che di per sé era un oggetto da esporre, e anche per dare una dinamicità al museo, perché per mettere in scena gli studi e l'evoluzione degli studi, il museo è soggetto ad un programma, per cui cambia molto frequentemente di disposizione interna. E poi, come delle annotazioni degli studiosi, ci sono una serie di riferimenti latenti o citati dagli studiosi per Palladio che abitano le stanze, in qualche modo restituiscono anche la dimensione domestica degli ambienti, perché questi ambienti adesso sono neutralizzati, ma ci sono tutti gli archivi che descrivono le decorazioni, gli arazzi,
le mobiglie che stavano all'interno di queste stanze. E poi, come dei piccoli genietti, emergono dalle pareti gli studiosi che raccontano il contenuto della stanza in cui entriamo. E questa invece è la stanza della Rotonda, che sapete è stata la fortuna di Palladio, l'edificio ancora oggi più copiato al mondo. E lì ho fatto una specie di macchina della fortuna in cui sono rappresentate tutte le rotonde nel tempo, nello spazio. Ci sono veramente quasi un migliaio di rotonde in giro per il mondo. E a fianco c'è la Rocca Pisana invece di Scamozzi. Questa è la sala delle mostre temporanee, ne abbiamo già fatte quasi una decina, che è stata anche qui lasciata. Qui c'era una tappezzeria messa nel Novecento che non c'entrava assolutamente col palazzo. Abbiamo approfittato delle strutture lignee della tappezzeria per attaccare un dispositivo di ancoraggio del materiale esposto. E questa è una mostra su Bramante che abbiamo fatto per il cinquecentenario di Bramante. Questo è Uffizi 20, il primo disegno, il Big Bang del Rinascimento, il disegno di Bramante per San Pietro, che inizia il discorso del Rinascimento, dell'architettura rinascimentale. Questo invece è una mostra sul volto di Palladio, il ritratto di Palladio. E questo era un workshop che ho fatto sempre alla Fondazione Portaluppi su Palladio, scusate, su Bramante, che è fatto con gli studenti dell'Università di Architettura di Firenze, di Venezia e di Milano, ed era una reinterpretazione dell'architettura di Palladio, di Bramante, scusate, disassemblata e riassemblata in piccoli padiglioni. Questo per parlarvi di come si studia la storia attraverso dell'esercitazione, del rapporto con la memoria. Questo è un altro intervento alla Biennale di Venezia, si chiamava L'origine delle cose, sta con la ricerca del presente e quella ricerca che facciamo di trovare gli elementi originari dell'identità delle cose, ed è stato un lavoro sul lavoro di Carlo Scarpa. La Regione Veneto mi aveva chiesto di fare una mostra sul rapporto tra Carlo Scarpa e l'arte, e in qualche modo è diventata qualcos'altro. Con questo pretesto è diventato un lavoro sul metodo di lavoro di un progettista e di Carlo Scarpa in particolare. Un lavoro sul cambiamento costante del rapporto con le cose, sostanzialmente. Per cui tutti i disegni di Scarpa erano su dei carrelli che si muovevano, questi quadri neri erano tutti quei quadri con cui Carlo Scarpa è entrato in contatto nella sua vita, sia in allestimenti i museali che allestimenti temporanei. Avevo fatto come un lavoro di selezione e rimozione, per cui avevo messo in luce quegli elementi che erano più riconoscibili nell'architettura di Scarpa. Questo è il processo spiegato su cosa era diventato l'allestimento, e questo è il disegno in pianta dell'allestimento e alcune foto. Per dirvi che è un processo che va dall'installazione allo spazio della città, più o meno portato avanti con la stessa logica, cioè quella di comprendere all'origine quali possono essere gli strumenti, separarli per un attimo per capirli meglio e poi rimetterli in gioco per far partire una macchina critica, una macchina che mette in movimento il pensiero sull'argomento di cui si sta parlando. Per me in città l'argomento di cui si parla è la relazione tra le persone, per quello parlo di lavoro sui confini
e sulla relazione tra le cose. Questo è un altro lavoro molto delicato che mi è capitato di fare per il FAI nel negozio Livetti di Carlo Scarpa a Venezia, e anche qui un oggetto che è entrato dentro il negozio Livetti si è infilato nel vuoto in un intercapedine tra una balaustra e un muro, che è una delle particolarità del negozio Livetti, di avere questa doppia altezza con una passerella galleggiante. E anche qua, con l'aiuto di questo processo di smontare le cose e metterle in relazione tra loro, siamo riusciti a costruire uno spazio, un dispositivo per lavorare all'interno di questo spazio, usarlo come spazio espositivo efficace. E queste sono foto di Gianni Berengo Gardin. E questo oggetto si smonta e poi ogni volta che viene fatta una mostra viene riassemblato. L'ultimo lavoro è un'installazione alla Triennale di Milano su Ettore Sozzas. Si chiama The Game is Never Over perché alla fine era quello che vedete lì, è un tabellone su cui viene proiettata una slot machine. La slot machine è il modo con cui vengono messe in relazione le cose in maniera apparentemente casuale, e attorno era stata disegnata una carta da parati che metteva insieme immagini erotiche del Kama Sutra e un erbario del Settecento, perché Sozzas diceva che è di rivestire di vita la morte, per cui anche qua in realtà è un gioco sul modo con cui lui metteva insieme le cose, e si è trasformato in un sito, in una specie di libro da consultare per capire da dove lui traeva ispirazione. È stato un lavoro lunghissimo di ricostruzione attraverso gli articoli, i primi articoli che aveva scritto su Domus e tutta la letteratura di Sozzas, tutto il panorama e il paesaggio dei riferimenti di Sozzas. E questo era l'installazione. L'ho messo insieme agli altri le altre installazioni per dirvi quali sono i processi che ogni volta attuiamo davanti a un problema. E come vi dicevo, in fondo l'architettura poi non è fatta per gli architetti. Lo scopo dell'architettura è quello di entrare nella società, e questo è quello che è capitato a alcuni lavori che abbiamo fatto. Questa è una pubblicità che prende in causa l'edificio della Zurich, questa è un'altra pubblicità che prende in causa l'edificio della Zurich, e poi l'Expo Gate che è stato spalmato per un anno e mezzo in tutte le trasmissioni. Credo che sia estremamente importante aver chiaro che se l'architettura ha un valore è quello di costruire la nostra civiltà, e il senso che ha è quello di finire così. Grazie.